Cosa metto in tavola? Ricette e segreti di cucina con Carlo Villani. Ogni mercoledì, venerdì e domenica alle 11. Ciao a tutti, rieccoci in onda su Cosa metto in tavola di Carlo Villani. La ricetta di oggi è filetto di manzo al pepe verde. 4 filetti di manzo dal peso circa di 150 grammi l'uno. 2 cucchiai di pepe verde in salamoia. 1 cucchiaio di pepe bianco in grani. 1 cucchiaino di pepe nero in grani. 1 cucchiaio di olio extravergine d'oliva. 0,5 litro di brodo di carne. 100 grammi di cognac. 3 cucchiai di panna fresca e sale. Procedimento. Per prima cosa andremo a pestare i 3 tipi di pepe. Con un mattatoio, semplicemente con un batticarne, andremo a frantumarli. Una volta fatto ciò, andremo a distribuirli sui filetti di manzo, schiacciandoli leggermente col palmo della mano, per far sì che il pepe penetri all'interno della carne. Una volta fatto ciò, andremo a scaldare dell'olio in una larga padella dal fondo spesso, nel quale andremo a far rosolare i filetti di manzo a fiamma molto alta. Una volta fatto rosolare i filetti di manzo, andremo ad abbassare la fiamma e continuiamo la cottura per circa 5-8 minuti, a seconda del gusto, se la preferite al sangue o più cotta la carne. Andremo quindi a sfumare la carne con del cognac. A questo punto andremo ad aggiungere la panna fresca, portiamo a cottura il tutto, regoliamo di sale e andremo ad impiattare. Buon appetito, ci sentiamo dopo per qualche consiglio. Cosa metto in tavola? Ricette e segreti di cucina con Carlo Villani. Un programma in collaborazione con i ristoranti e pizzerie di Antonio e i fratelli Villani. Il Veliero, in via Rudone a Rovato. La Ragosta, in via Duco a Brescia. Bella Napoli, in via Brescia a Chiari. Pulcinella, in via Cremignane a Iseo. La Smorfia, via 24 Maggio a Paratico. O Squignizzo, via Tre Innocenti a Montichiari. Oggi vi voglio consegnare un buon contorno da abbinare al filetto di manzo al pepe verde, ovvero le patate sabbiate. Per preparare le patate sabbiate ci basterà solo lessare delle patate in abbondante acqua salata. Una volta cotte, andarle a sbucciare, ottenere quindi dei cubettoni. Fatto ciò, andremo a mettere in una padella ampia un goccio di olio. Ci andremo a mettere le patate lesse. Facciamo rosolare bene su tutti i lati. Andiamo a salare, pepare. Quindi andiamo ad aggiungere il pan grattato e il parmigiano grattugiato. Mantechiamo bene e andiamo a servire ben calde in abbinamento al filetto di manzo al pepe verde. Diciamo che è un contorno molto versatile, si può abbinare benissimo ad altre portate. Un saluto a tutti, per ogni informazione contattatemi su la pagina Facebook di Il Veliero di Rovato, la pagina Facebook di Cosa metto in tavola di Carlo Villani o sul sito www.radiomontorfano.it. Un saluto a tutti e alla prossima ricetta. Cosa metto in tavola? Ricette e segreti di cucina con Carlo Villani. Ogni mercoledì, venerdì e domenica alle 11:00.